Recording in progress. Buonasera. Buonasera. Senza appunto gli altri candidati, ne stanno entrando altri, perciò aspetterei appunto un minuto solo il tempo di salutare tutti voi. Qui abbiamo una parte di candidati che mi hanno chiesto appunto di fare questa diretta per spiegare anche il loro lavoro, che cosa fanno. Faremo qualche domanda, 4-5 domande e poi alla fine un vostro messaggio. Come vedete appunto c'è il nostro segretario nazionale che voleva portare un saluto. Passiamo la parola a Benedetto Della Vedova e poi iniziamo il dibattito. Grazie. Ma grazie come sempre a Stefano Pedica e a tutto il gruppo del Lazio, di più Europa. Siamo agli ultimi giorni di campagna elettorale, che sono sempre quelli decisivi. Io sono lombardo, ma insomma, però anche lì la campagna elettorale non è un tema così rilevante nella discussione pubblica e non lo è stato fino ad oggi. Quindi è chiaro che se la campagna elettorale è destinata a decollare, decollerà mercoledì, giovedì e venerdì, gli ultimi 3 giorni, e quindi sono i giorni decisivi di questa
di questa campagna elettorale. Io sono molto contento di del lavoro che è stato fatto nel Lazio, sono molto contento del fatto che abbiamo potuto con grande convinzione sostenere un candidato come D'Amato. Sono certo che ci saranno sorprese rispetto ai pronostici, noi l'abbiamo sostenuto fin dall'inizio, abbiamo fatto iniziative con lui, lo vediamo battagliero in questa campagna elettorale. Abbiamo capito che dalla destra arriva l'ennesimo bluff politico, non voglio sminuire la figura del candidato Rocca, ma è evidente che dal punto di vista poi politico è stata fatta una scelta decisamente senza troppa convinzione nemmeno da parte loro. Quindi complimenti per il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Questa è una dimensione, quella di un'alleanza tra Terzo Polo, più Europa e PD innanzitutto, che è una dimensione che ha un valore politico più generale, questo è molto importante e io voglio ribadirlo. Però da qui a venerdì bisogna far votare più Europa, bisogna far votare i nostri candidati, Raffaello adesso è convinto anche lui che si debba fare questi gli ultimi tre giorni di campagna elettorale con tutti voi, con quelli che si collegheranno adesso in diretta con noi e con voi, anche per dare, giustamente lo diceva Stefano, per dare un po', restituire un po' l'esperienza di questa campagna elettorale a chi ci ascolta, a chi ci segue, anche per capire quali sono le parole d'ordine, le motivazioni da dare in questi ultimi tre giorni. Più Europa sarà accanto al Presidente D'Amato, in giunta con il Presidente D'Amato sull'innovazione, la ricerca e l'economia di qualità, perché vogliamo dare stipendi di qualità, quindi ci vuole economia di qualità, sul tema dei diritti, perché dobbiamo mantenere le nostre regioni agganciate ha una visione positiva e progressista, inclusiva dei diritti, e anche altri temi che sono stati portati ai candidati, penso ad esempio al tema della disabilità, uno che noi abbiamo portato, che voi avete portato proprio anche fisicamente dentro le liste. Quindi questo è un passaggio molto importante anche per Più Europa sul piano nazionale, quello di queste elezioni. Sono certo che il risultato arriverà e che i nostri candidati avranno la forza di mettersi in buona posizione loro, ma soprattutto di dare forza a questa lista, e la lista porterà ai nostri candidati una parte di voto importantissimo, di voto virgolette d'opinione. Dobbiamo portare nelle urne domenica e lunedì la maggior parte delle persone che ci hanno scelto giusto qualche mese fa, quando eravamo presenti alle politiche, quando c'era Emma Bonino candidata a Roma Centro. E il buon risultato di questa lista sarà la conferma della dimensione politica e territoriale, politica generale, nazionale e territoriale di Più Europa, un partito che cresce. Grazie. Grazie al segretario nazionale, e volevo appunto dire che questa campagna è stata una campagna molto difficile. Ci siamo ritrovati appunto a scontrarci con quella destra estrema che sta andando avanti a dire tutto il contrario di tutto. Noi parliamo di fatti con il presidente D'Amato, io lo chiamo presidente perché è un augurio che ci siamo fatti noi già da quando ci siamo seduti al tavolo delle riunioni per parlare anche di programma con il segretario, con il presidente. Abbiamo portato appunto il nostro programma, fatto anche da tutti i giovani che abbiamo interpellato per preparare i tavoli tematici, i cosiddetti tavoli tematici che abbiamo fatto come partito, e che è uscito fuori un buon programma dove l'80% delle nostre richieste è stato inserito nel programma. Questo è un motivo di orgoglio. È ovvio
noi dovremmo fare una grande battaglia questi ultimi giorni, come diceva Benedetto Della Vedova, e sono i giorni più importanti perché riassumono tutto quel mese di campagna elettorale che voi state facendo, e sono orgoglioso di questo. Ci siamo rimboccati le maniche tutte, abbiamo cominciato anche a fare volantinaggi dentro le cassette delle poste, abbiamo parlato con la gente, siamo scesi appunto a parlare nei mercati, ci saranno qui le testimonianze di queste persone che hanno affrontato, tra virgolette, il nuovo modo di fare politica, quello che abbiamo lanciato noi di Più Europa, di tornare a parlare con il cittadino. Noi non abbiamo mai smesso, ci sono altri partiti del centrosinistra che hanno proprio abbandonato questo modo di fare politica. Ecco, il rientro, il ritorno di fare politica sul territorio è quello che noi consideriamo la carta vincente del nostro partito, una lista appunto composita all'interno, voluta da noi, voluta anche dal segretario, per dare anche un'apertura. Questa è un'apertura importante che Più Europa darà anche per il futuro, federarsi anche con associazioni, con movimenti che condividono il nostro programma. Ecco, questo è quello che volevo portare come ringraziamento a tutti voi e al nostro segretario, perché è anche grazie a lui che ci ha permesso di fare tutto questo anche in parte in autonomia, come dico sempre io, e ringrazio, perché questo è un lavoro faticoso, ma quando hai anche una responsabilità, perché il partito ti dà questa responsabilità, te la senti addosso e speri sempre di fare un buon risultato, perché altrimenti uno si nasconde e allora a quel punto mi spargerò di cenere la testa. Speriamo che non sia così. Il lavoro c'è stato. Il lavoro. Dunque io partirei appunto da Raffaello. Raffaello Adesso si chiama di cognome, perché poi molti mi dicono adesso nel senso del cognome, ed è un cognome che resta molto impresso. Raffaello è un amico, è una persona che ci mette la faccia, perché noi ci stiamo mettendo tutti la faccia. La prima domanda appunto che faccio e poi faremo a tutti quanti i presenti è quella di questa campagna elettorale. In questi 20-25 giorni di campagna elettorale, qual è il sentimento che ha trovato durante l'approccio con l'elettorato, il potenziale elettorato di Più Europa e anche l'allargamento di questo potenziale che già c'è e in parte lo stiamo costruendo? Grazie Stefano. Io di campagne elettorali ne ho fatte diverse nella mia vita, ma mai ho riscontrato una tale disaffezione verso il sistema delle istituzioni e verso la politica in generale. E la cosa che emerge da un punto di vista drammatico è che la gente continua ad avere il sentiment che la politica sia l'origine di tutti i problemi, quando invece la realtà dei fatti è l'esatto opposto, ovvero che una politica forte è l'unica soluzione possibile. Noi abbiamo il dovere di ridare a queste persone una capacità di esprimere la propria soddisfazione verso la classe dirigente che vanno ad eleggere. Io non voglio sentire più affermazioni «ho votato perché quello era il meno peggio». No, io voglio che ci sia orgoglio, ci sia un sentimento forte nella scelta che si va a compiere per i rappresentanti che si eleggono. Noi qui abbiamo una competizione amministrativa importante, questa della Regione Lazio, che vede al centro temi fondamentali, quale il trasporto pubblico, la sanità e soprattutto la questione dei rifiuti. Roma, la provincia di Roma ed il Lazio tutto non possono più attendere soluzioni in tal senso. Alessio D'Amato è stato bravissimo nella gestione della sanità in merito al Covid e questo glielo riconosciamo tutti. Oggi però bisogna partire sulla medicina specialistica con le visite intramenia, bisogna immediatamente avviare il percorso del termovalorizzatore per dare una soluzione efficace al problema dei rifiuti e bisogna potenziare il collegamento dell'area metropolitana di Roma con la città. Ecco, dinanzi a questo noi dobbiamo dare le risposte per ridare un sentiment positivo alla gestione delle istituzioni territoriali di questa provincia e di questa regione. Grazie.
Grazie, io passerei adesso all'avvocato Bezzi, Berri, scusate, io l'ho chiesto pure prima. Come vedete noi abbiamo messo anche il nostro simbolo perché va votato appunto questo simbolo, ricordatevelo, ce l'abbiamo dietro le spalle, ma il nostro simbolo è più Europa, perciò basta dire votate più Europa, la gente capirà sicuramente che cosa fare. Io ce l'ho nel suo. Eccolo. Eccolo, avvocato. Allora, questa è sinceramente la mia prima esperienza all'alba dei 70 anni, però non mi sono voluto tirare indietro perché sono entrato qui dentro, ho trovato un gruppo meraviglioso, soprattutto molto deciso nelle sue scelte e desideroso di fare bene. E sono entrato qui dentro con un amico avvocato che è Alessandro Tomaselli, che ho cercato di sostenere e di sponsorizzare perché siamo amici da tanto e tanto tempo. Poi mi è stato chiesto di mettere direttamente la mia faccia, anche se sono andato a finire a Frosinone, a Latina, dove mi sono mosso naturalmente ancora non direttamente ma indirettamente con amici giudici, amici avvocati che gradiscono questa mia partecipazione. I prossimi giorni però mi recherò di persona e ritengo doveroso nei confronti di un personaggio presidente come può essere D'Amato, e perché per quel poco che ho sentito tutti ricordano D'Amato ai tempi della pandemia che cosa è stato capace di fare. In questo la gente un pochettino ha mostrato un certo interesse. Per il resto quella disaffezione che diceva poco fa l'amico l'ho riscontrata pienamente anch'io. C'ho avuto qualcuno che ha storto la bocca, ma più Europa, ma l'Europa sta facendo male, insomma c'è un malcontento generalizzato e secondo me questa deriva pericolosa di astensionismo non verrà certamente frenata in questa occasione, ma temo che addirittura possa andare ad aumentare. Naturalmente con quei pochi che fino adesso sono riusciti a parlare io mi sono speso e mi sono battuto soprattutto in ciò che mi ha insegnato il nostro segretario regionale, vale a dire il metterci la faccia e il territorio, l'importanza di avere un colloquio con la gente che lavora tutti i giorni e quindi da questo punto di vista cercare di farsi vedere attivi e di farsi vedere presenti. Ecco, per quel poco che ho potuto fare l'ho fatto certamente con entusiasmo. Fine. Grazie. Vorrei un attimo vedere. Ah, ecco. Utilizziamo questo. Non si sente. Presenti online e farei parlare Carlo Rossetti e diamo appunto la voce a Carlo Rossetti se è possibile, grazie. Carlo, devi sbloccare l'audio. Il microfono lo devi sbloccare te. Mi senti Carlo? Lo sbloccate voi? Ecco, ho attivato l'audio, però perfetto. Non ho sentito quello che diceva
Stefano Pedica. No, stavo dicendo appunto che il giro che noi facciamo, il primo giro, è la vostra presentazione, e, che cosa fate, che cosa siete nella società civile e che cosa state facendo come candidati nel Lazio. Ci siamo dati 3 minuti iniziali e poi ci saranno altre domande. Non ho capito, devo parlare? Certo, hai la parola. Ah, ok, perché si sente malissimo. Allora niente, io ho fatto una campagna elettorale serrata, ho incontrato circa 80 associazioni. Quello che hanno detto le persone che mi hanno, i candidati che mi hanno preceduto, l'ho sentito anch'io, una disaffezione piuttosto marcata. Io mi occupo soprattutto dei problemi di disabilità, per cui i miei interventi, insomma i miei 4.000 chilometri quasi di strada fatta, oggi non sono lì in sede perché ha ceduto la macchina alla fine, e li ho fatti girando e parlando veramente con le persone. Tanto lavoro è stato fatto anche sui social, per cui speriamo in un buon risultato. Per quanto riguarda la disabilità, io sono a disposizione adesso, nel caso Più Europa abbia un ottimo risultato, ma anche dopo, per dare sicuramente consulenza a tutti quanti i candidati, a tutti gli attivisti. Sono 35 anni che sono nel settore, per cui le problematiche le conosco un po' tutte quante. Molto interessante è stata la settimana scorsa un incontro con architetti, ingegneri e geometri. Insomma, abbiamo parlato di PEBA, piani di eliminazione barriere architettoniche, piani urbani, mobilità sostenibile, e dei PINQUA, che sono i piani per la qualità di vita nei quartieri. In effetti c'è tanto da fare, noi ci rimboccheremo le maniche, sicuramente, come siamo abituati a fare, e porteremo diciamo Più Europa ad affrontare queste problematiche, a dare il proprio contributo. Dietro di me vedete anche il marchio del MOD, perché tutto il movimento, oltre all'handicap e il disagio, ha sposato la causa, e quindi sostiene la lista e sostiene me e gli altri candidati, perché chiaramente io ho mandato la lista di tutti i candidati al movimento. Quindi niente, dai, ultimo rush finale, io farò la chiusura della campagna elettorale con una riunione Zoom, perché molte persone con disabilità non riescono ad essere presenti di persona, quindi fortunatamente abbiamo questi mezzi adesso, saranno presenti tante persone con disabilità, ma anche tanti sportivi paralimpici, per cui in bocca al lupo a tutti e speriamo di ottenere un ottimo risultato. Grazie a Carlo Rossetti. Io vi ricordo due appuntamenti che stiamo definendo adesso con anche il segretario nazionale Benedetto della Vedova. Uno, come Più Europa Lazio, stiamo raccogliendo coperte, indumenti, scarpe, tutto quello che possiamo noi portare ai nostri fratelli che ieri sono stati colpiti da un grandissimo terremoto, e sono gli amici della Siria e della Turchia. Noi abbiamo fatto oggi un comunicato stampa come Più Europa Lazio, dove stiamo raccogliendo appunto tutti coperte, giacconi, perché lì sono paesi che fa freddo in questo momento, e li porteremo appunto alle persone che saranno preposte
con i cargo a portarli durante questa settimana. Prima cosa. La seconda cosa è che non riteniamo giusto che a Sanremo, oggi che comincia questo festival, non facciano parlare l'ultimo giorno Zelensky per parlare appunto di questa guerra atroce che c'è in Ucraina. Gli è stata data appunto la possibilità di leggere una lettera ad Amadeus, ma riteniamo appunto che era meglio appunto far parlare, come ha parlato all'ONU, come ha parlato in altre sedi, il presidente Zelensky, per parlare delle atrocità e degli aiuti che noi come paese europeo stiamo dando per evitare una totale aggressione da quella parte che noi stiamo combattendo in questo momento, e stiamo aiutando appunto l'aggredito e non l'aggressore, perché riteniamo appunto una violazione dei diritti umani da una parte e dall'altra della libertà. Passerei la parola a, ho visto anche una, facciamo un uomo e una donna in questo momento, perciò facciamo parlare anche Valentina Cosimati. La domanda è solo di presentarsi per quello che sta facendo nella campagna elettorale. Cosa stai facendo in questi giorni, in questi 25 giorni, che cosa hai fatto e cosa farai in questi ultimi 4 giorni che restano prima della chiusura della campagna elettorale? E incrociamo le dita, perché per me ogni candidato eletto di Più Europa è il mio candidato, è il candidato di Più Europa a livello nazionale e sarebbe il primo candidato eletto di Più Europa. Io sto spingendo molto su questo. Noi dobbiamo eleggere un candidato di Più Europa che resta dentro Più Europa. Okay. Lo stiamo facendo. Allora, grazie. Perciò okay. Ecco, su questo io mi auguro che ci sia per la prima volta, almeno qui nel Lazio, perché altrimenti mi contesta l'amico, l'amico adesso dobbiamo appunto, ecco, stringerci tutto per fare il risultato che sarebbe appunto, ripeto, la prima volta nel Lazio. La parola a Valentina Cosimati, 3 minuti, grazie. Ok, quindi ho la parola? Mi sentite? Sì? Ok. Allora, intanto ciao a tutte, a tutti e tutto, e vorrei ringraziare davvero tutte le persone che stanno rendendo questa campagna elettorale una campagna più unica e speciale delle altre. In particolar modo voglio ringraziare ovviamente Riccardo Maggi e Benedetto della Vedova, che si stanno spendendo con tutte le loro energie, Emma Bonino che ci insegna tantissime cose, Carla, Bruno e in particolar modo Raffaello, e ovviamente Stefano Pedica, che ci sta coordinando in modo così efficace. E detto questo, ritengo che questa campagna elettorale sia una campagna difficilissima. È difficilissima perché quello che io ho notato parlando con le persone è che purtroppo, essendo il candidato di destra impresentabile, non viene presentato. E questo comporta che molte delle persone dei cosiddetti capetti di zona si debbano prendere il carico, far carico dell'assenza voluta del candidato Rocca, perché oggettivamente è un personaggio poco presentabile. E questa cosa sta creando delle difficoltà nella campagna, perché di fronte noi non abbiamo delle interlocutrici e degli interlocutori con cui confrontarci. Abbiamo un candidato che è D'Amato, ed è un candidato molto forte, molto presentabile, che in qualsiasi occasione ha dimostrato di dare enorme dimostrazione di capacità e di forza e anche di presentabilità, e dall'altra parte abbiamo un candidato che di fatto non viene presentato perché non è presentabile. E questa cosa sta creando non pochi problemi, almeno dal mio punto di vista, che è quello di una persona che agisce nei territori. Io ovviamente agisco in quel poco che posso fare, cercando di
avere come priorità sempre e comunque la vita stessa, che secondo me è la cosa più importante ed è anche il motivo della mia partecipazione a queste elezioni. Perché per quale motivo sto partecipando a queste elezioni? Sto partecipando a queste elezioni perché io non voglio che in un programma ci sia scritto che le donne debbano occuparsi dei bambini e degli anziani, punto. Io voglio che ci sia una società a misura di famiglia, di qualunque colore la famiglia sia. Voglio che ci sia una società in cui mia figlia possa crescere felicemente e se vorrà, quando vorrà e perché lo vorrà, non perché le verrà imposto dalla società, eventualmente diventare madre, oppure no, a seconda di ciò che lei vorrà. Io voglio costruire una società e voglio battagliare centimetro per centimetro contro chi vuole impedirmi di costruire questa società, contro chi si fa chiamare il presidente a dispetto di tutte le donne che sono state uccise e che ancora oggi vengono uccise e torturate per il semplice desiderio di votare o di andare in bicicletta o di mettersi i capelli come loro vogliono. Ecco, e questo è il motivo per cui io ho iniziato questa campagna elettorale. Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che la stanno rendendo possibile. Ringrazio moltissimo Raffaello, tra l'altro, che è un insegnante straordinario, e ringrazio anche Ilaria, che con la sua fantastica scuola di politica ci ha fornito quegli strumenti che ci aiutano ad essere più forti e più consapevoli di noi come donne in politica. Grazie.
tema sulla digitalizzazione. Se... Provo ancora? Sì, diciamo, stiamo facendo delle prove tecniche. Forse possiamo andare? Ok, rinizio? Rifacciamo. Ok, allora, grazie. Sì, sempre 3 minuti adesso. Grazie Stefano per di questa opportunità, di questo incontro, perché poi la campagna elettorale è sempre molto veloce e non c'è quasi mai modo di confrontarci anche su alcune tematiche o sulla pianificazione della campagna. Allora, dicevo che dal 2010 che inizio i primi passi nella politica con la candidatura alla Regione Lazio di Emma Bonino, ormai sono passati un bel po' di anni e questo graduale allontanamento invece dal mondo del europeo fatto anche riferimento, ricordando Davide Sassoli, come ha rilanciato la figura del Presidente europeo, soprattutto nella fase di transizione con il problema Covid. E questa unione, questo fondo che le nazioni si sono trovate se c'è, batta un colpo, eccola qua. Ciao. No, ciao, buonasera a tutti, scusate l'ambiente, ma sono appunto a Viterbo perché sto battendo tra volantinaggio e altro. Allora, io intanto ringrazio Stefano per questa opportunità che ci ha dato. E mi sento di dire che io personalmente rappresento la parte dei più deboli e dei più fragili, tant'è che ho costituito da poco un'associazione proprio sulla disabilità e la fragilità e l'inclusione. Quindi viene da sé che la campagna elettorale volge proprio su questo, sull'abbattimento, come diceva prima il collega, delle barriere architettoniche e non solo. Qui sul Viterbese è veramente pesante la situazione per quanto riguarda l'inclusione.
perché anche le strade, i marciapiedi non hanno nemmeno il passaggio quando c'è, no, la possibilità di parcheggiare. Poi si è visto che effettivamente il parcheggio non ha nemmeno la rampa per accedere al marciapiede. Questa è una difficoltà enorme che veniva molto lamentata. E anche nella sanità, ahimè, le cure proprio che dovrebbero essere riservate alla parte dei disabili spesso vengono meno, nel senso che anche nel pronto soccorso ore e ore di attesa. Mi diceva appunto il ragazzo, che tra l'altro è sindacalista qua a Viterbo, disabile, che si occupa dei down soprattutto, che loro hanno difficoltà nella masticazione, spesso questi ragazzini non riescono ad accedere alle cure base proprio del dentista, cosa che il servizio sanitario dovrebbe passare. Poi stiamo attivando una campagna per fare in modo che le pensioni in qualche modo vengano alzate, perché c'è un tetto massimo che è veramente ridicolo, e cerchiamo anche di sensibilizzare per quanto riguarda i parenti, quindi la parte dei parenti che devono assistere questi ragazzi, hanno dovuto lasciare il lavoro e non sono tutelati da nessuno, no? Quindi cerchiamo di battere anche su questo con la raccolta firme, per fare in modo che quantomeno ci sia un fondo pensionistico che questi poveri genitori, no, che hanno abbandonato appunto il lavoro, in qualche modo vengano riconosciuti come assistenti dei propri familiari. E questo è quanto. Poi tutto il resto, chiaramente, punti della campagna elettorale di Europa vengono messi in attenzione, e speriamo che Dio ce la mandi buona. Ecco, sul Viterbese da domani tappezzeremo la cartellonistica e vediamo quello che succede. Bene. Grazie, grazie Simona. Grazie. No, la cosa... stanno adoperando per il nostro partito. È un anno questa regione che sta partendo da zero, appunto costruendo tutto quello che noi volevamo, un partito presente non solo come opinione ma presente anche come territorio, e stanno rispondendo appunto i giovani, siamo molto contenti. Ora passo la parola a un altro candidato, che peraltro è quello che mi ha chiesto di fare questa diretta, perché i candidati almeno avevano quella parola di presentarsi, di esporre dei problemi e magari appunto di creare questo dibattito che stiamo facendo. Franco Garofalo. Grazie Stefano, grazie a tutti. A che distanza? Grazie Stefano, grazie a tutti. Ho sollecitato questa, ma pensavo e penso tuttora che dobbiamo guardare a queste elezioni con un ragionevole ottimismo. Ecco, fra l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, decisamente credo che in questo momento si debba scegliere l'ottimismo della ragione, perché Più Europa è un partito laico. Anzi, potrebbe essere, per esercitare la profezia, anche il nuovo fenomeno politico dei prossimi anni. Ovviamente questo dipende da tutti noi. E anche contro ogni evidenza, io amo molto usare anche le battute e l'umorismo, noi in fondo ci battiamo con le cerbottane contro i carri armati.
cui ha fatto, cioè di noi ha fatto quanto era in suo potere per avvicinare la gente alla, alle elezioni regionali, che non sono sentite, come qualcuno ha osservato. Sono considerate un corollario delle elezioni politiche nazionali, stanno fra le amministrative e le nazionali. Sono delle elezioni ibride dove il potere di prossimità non si sente quanto si dovrebbe sentire. E invece le materie regionali, ex articolo 117 della Costituzione riformato nel 2001, sono moltissime, importantissime. Quello che impropriamente è stato definito governatore, cioè il presidente della regione, di ogni regione è un viceré, e De Luca lo dimostra, e i consiglieri hanno amplissimi poteri di intervento. Quindi è estremamente importante che più Europa porti uno o più, io mi auguro, consiglieri in consiglio regionale. Grazie. Sempre nei tempi, va bene. Io ho solo un collegamento di un candidato che sta girando per la campagna elettorale, mi sta scrivendo adesso che si collega, Riccardo Travaglini. Io lo farei parlare subito, se è arrivato. Ecco, sì, ecco, allora ti faccio parlare subito perché hai un dibattito in corso, perciò per portarci i saluti, ti ringrazio. Puoi parlare, Riccardo? Ciao Stefano, mi sentite? Sì, sì. Ciao Stefano, ciao a tutti gli amici e compagni di viaggio di Più Europa. Voglio innanzitutto ringraziare il coordinatore del Lazio, Stefano Pedica, che devo dire che con grande entusiasmo sta facendo un lavoro straordinario per Più Europa, per questo partito che, come dice lui, oltre ad essere un partito di opinione, in cui i diritti sono fondamentali e sono la base del nostro programma, aggiungiamo a questo anche il fatto di stare radicati sul territorio, di ascoltare i bisogni delle persone, di dare risposte che siano sia immediate che a lungo termine. La mia campagna, Stefano, io la sto facendo così, ascoltando le persone una ad una, i loro problemi, chiedono una regione che sia proiettata al futuro, che sia in grado di cogliere l'opportunità rispetto anche ai temi del lavoro, ai temi che sono la sanità, che sono quelli più sentiti. E gli altri temi che tutti i giorni mi pongono i cittadini sono sicuramente la difesa dell'ambiente, del nostro pianeta, un cambio di passo rispetto al ciclo dei rifiuti, abbandonando quello che sono oggi le discariche e incentivando, diciamo, forme di riutilizzo dei rifiuti e quindi chiudendo veramente una volta per tutte il ciclo dei rifiuti. E l'altro tema molto sentito sono anche i trasporti, Stefano, quindi i trasporti, un trasporto che sia efficiente, che sia in grado, insomma, di dare una risposta a pendolari, agli studenti, ai lavoratori, che la transizione ecologica si attua anche attraverso un trasporto pubblico che sia efficiente. Questi sono i temi che ho ascoltato e che porterò avanti insomma insieme a Più Europa, insieme a tutti quanti i colleghi. Mi auguro che queste elezioni regionali siano solo l'inizio di un percorso e non l'arrivo. Sono sicuro che insieme faremo tanto e faremo anche bene. Quindi in bocca al lupo a tutti i candidati, a tutte le candidate e a Stefano un grazie particolare per aver creato questo gruppo che è vivo, c'è, Più Europa è presente e faremo un gran risultato alle elezioni regionali insieme a D'Amato Presidente, anche perché non c'è niente di scritto, non c'è niente già di nessuno ha vinto. Io sono sicuro che faremo un grande risultato e D'Amato sarà il prossimo presidente di questa regione. Devo purtroppo salutarvi perché ho un'altra iniziativa qui a Riano dove ho sentito molto il problema della discarica, siamo sotto attacco per la discarica di Magliano e quindi ho tanti amici e sostenitori che sono in attesa di ascoltare le proposte di Più Europa. Un abbraccio a tutti.
Io ho un'altra, un altro WhatsApp qui che non so se la regia, c'è anche l'avvocato Tomaselli, non so se entra o se mi avvisate, anche lui sta in campagna elettorale. Io adesso darei la parola a, scusate se mi fate vedere chi è in collegamento in questo momento, Riam c'è, perché mi dicono che c'è Riam, non c'è Fabio Ricò. Allora Fabio Ricò, a te la parola, parla appunto i tuoi tre minuti, li puoi utilizzare da adesso, grazie. Ciao a tutti, io sono candidato su Viterbo insieme a Simona. Diciamo, principalmente io supporto l'iniziativa della mia ragazza che ha avuto un incidente nel 2016, quindi ha scoperto con mano quali sono le difficoltà di una persona con disabilità. E inizialmente, prima delle regionali, aveva iniziato una raccolta firme per cercare di proporre, di far notare alla politica, ai piani alti della politica, quali sono gli effettivi difficoltà della vita di tutti i giorni, che, come ha detto anche in parte Simona, sono principalmente la difficoltà ad accedere ad ausili, ad ausili aggiornati, il nomenclatore aggiornato al 99, le pensioni di invalidità che sono troppo basse per i costi che devono sostenere in più le persone che hanno maggiori bisogni dal punto di vista medico, e un tetto al reddito per usufruirne che è veramente irrisorio, basta avere uno stipendio minimo per non rientrarci più. E la politica per il lavoro per il disabile, che non ha tutele se vuole lavorare lui stesso. Ci sono molte tutele per il caregiver, per prendersi dei permessi per accudire il proprio familiare, però se un disabile ha la necessità di lavorare o la volontà di lavorare, non ha la possibilità di prendersi dei congedi per risolvere quei piccoli problemi che gli possono presentare dovuti alla sua condizione di salute. Diciamo, noi siamo un po' lontani rispetto al territorio, quindi sto usando le mie conoscenze sui social per fare campagna, principalmente dal punto di vista dei profili social. Ho notato anch'io molta disillusione da parte degli elettori verso la politica, sono molto aggressivi, attaccano a prescindere senza conoscere minimamente il candidato, eccetera, dando dei ladri a tutti. Quindi uno spera di portare al voto più persone possibili e che condividano le nostre scelte. Grazie. Allora io vi ricordo a tutti che venerdì 10 febbraio alle ore 16 noi ci vediamo tutti 16 in un gazebo che ci ha dato, che ci ha messo a disposizione il Partito Democratico per la chiusura della campagna elettorale con D'Amato. Ci troviamo tutti quanti alle ore 16 alla Garbatella per parlare appunto con il candidato presidente. Parleremo tutti noi dei partiti, i candidati saranno tutti presenti, nella piazza Sauli o Sauli, in piazza Sauli della Garbatella. Ci vediamo nel gazebo nostro, metteremo le bandiere nostre, perciò sarà ben visibile, e io lo renderò ancora più visibile perché dobbiamo esserci tutti. Mi raccomando, passate la parola a tutti, cioè dobbiamo essere lì venerdì a stringerci tutti attorno al nostro presidente, perché l'unione fa la forza e questa è la cosa più importante. So che una persona è allergica alla parola ed è la persona che sta a fianco a me. Caterina è un'amica, oltre che una ottima dirigente di partito. Lei è membro della direzione regionale, si è candidata a Frosinone perché voleva anche lì dare una spinta, dove abbiamo trovato
un vuoto da riempire, lo dico anche a Raffaello e a tutti i dirigenti del partito, perché appunto anche Frosinone ha la voglia, e ho parlato appunto con molti militanti, di costruire all'interno di questa grande provincia una più Europa che sia ascoltata per tanti e tanti problemi, soprattutto quelli ambientali e quelli dell'occupazione. Noi sappiamo che l'ex Fiat, ora FCA e tante vicende appunto che ha passato, vivono questo malessere, sia quello ambientale sia quello lavorativo. Che cosa posso dire di Caterina? Caterina è la persona che sta facendo un volantinaggio da premio Nobel, veramente, perché sta parlando con le persone nei mercati, sta mettendo insieme a me e insieme ad altri nelle cassette delle poste, dialoga con le persone, ma per quello che riguarda il discorso dell'intervista o del video, lei si blocca psicologicamente, ma è una cosa che comunque fa piacere dirlo, perché lo fa non volutamente, cioè non è che non vuole parlare, però credo che una parola gliela forzo, gliela faccio dire, perché secondo me è l'esempio di questa nuova, come dico io, più Europa nel Lazio, cioè gente che sta nel territorio e che parla. Due parole solo se ti escono, altrimenti niente. Insieme. Che cosa te lo dico? Saluto a tutti, e dobbiamo avere la forza per ottenere più voti e più credibilità per noi tutti. E anche il volantinaggio che stai facendo. Eh sì, e questo fondamentale parlare con tutte le persone, anche se non hanno fiducia di noi, in qualche modo dobbiamo non tanto convincere, perché loro primi chiedevano essere convinti che serve davvero votare, una cosa importante. Grazie, sono contento che l'ho fatta parlare, almeno questa, vedi che sei brava. Comunque, lei poi è di origine polacca, lei ha ospitato degli ucraini nella loro famiglia quando si sono trasferiti dall'Ucraina ai confini della Polonia, dove il... Sì, io e i miei familiari vivono a una città che si chiama Sanok, sarebbe circa 100 chilometri dalla frontiera, e sono venuti da i miei fratelli, 7 persone che abbiamo ospitato. Ecco, c'è un grazie anche a questo tipo di volontariato che noi stiamo facendo. Lei è andata poi in Polonia durante appunto il conflitto per dare una mano, per portare anche gli indumenti attraverso la comunità di Sant'Egidio, attraverso la chiesa ortodossa appunto dell'Ucraina che si trova vicino a Boccea. Ecco, perciò questo è una cosa importante che sta facendo Caterina. Credo che c'è il professor Cannistraci, che non l'ho fatto parlare, che adesso gli do la parola, anche lui ha i suoi 3 minuti, se c'è. Io non vedo i presenti, però dovrebbe esserci. Sì, sì, ecco, ci sono, mi sentite? Grazie. Hai 3 minuti per presentare. Sì, spero anche meno, di essere breve e sintetico. E buonasera a tutti. Innanzitutto confermo anch'io di aver verificato che c'è una certa disaffezione al voto, esattamente come c'è anche una relativa avversione all'Europa in genere. E questa è una cosa che fa un po' male, ma penso che sia dovuto anche al fatto che forse più Europa deve spiegare cosa intende essere come più Europa. Nel senso, dobbiamo dare subito la percezione che noi vogliamo un'Europa più vicina ai cittadini, più vicina alle persone, e questo è stato un po' il senso di quelle che sono state le mie proposte in campagna. Ho usato molto i social, ho avuto un buon riscontro e ovviamente lavoro molto con le associazioni con cui sono in contatto. E un'altra cosa che ho pensato di fare è di non fare una campagna contro, ma una campagna neutra o possibilmente a favore. È molto importante il lavoro che il candidato presidente che supportiamo D'Amato ha fatto
negli anni precedenti, e c'è il rischio che parte di quel lavoro con queste elezioni vada a rischio. Noi speriamo che D'Amato possa continuare la sua opera, soprattutto nel campo della sanità, che è un campo molto molto sentito. Bene, ho visto che un po' tutti noi siamo attenti a questi temi, e quindi diamoci forza ultimi giorni, lo sprint finale, mettiamocela tutta. E grazie comunque a Stefano Pedica, perché è non so come dire, vorrei usare l'espressione di un gestore, ma è una persona che sa guidare. Quindi un grazie e speriamo bene. Ho chiuso. Pronto? Ma io su questo punto, il grazie non è tanto per me, ma quanto nel partito che noi stiamo guidando. Perciò il grazie è a Più Europa, grazie e al nostro segretario che è la nostra fondatrice, anche che è Emma Bonino. Noi dobbiamo ricordarci sempre che il partito è nato da figure importanti che sono appunto all'interno del partito, che vogliono costruire un partito, che stanno costruendo un partito e che stanno facendo crescere il partito, sia a livello di numeri, sia a livello fortunatamente di 2 per 1000, perché lo abbiamo detto in più occasioni. Ecco, c'è questa volontà di crescita all'interno. Io sto aspettando anche la possibilità del candidato presidente D'Amato di intervenire, se appunto si collegherà. La regia qui mi dirà subito che è in contatto, e daremo subito la parola a lui. Degli online, diciamo che quelli che ci stanno guardando, chi è che non ho chiamato? Ho fatto parlare, c'è qualcuno? C'è Valentina? No, io non ne vedo altri per adesso, perciò io passerei al secondo giro e parliamo di ambiente, sanità, diritti, lavoro e Europa. Uno di questi 5 argomenti, qual è quello più vicino a voi, quello che volete portare più a compimento, se uno di voi, come mi auguro e lo ripeto, anzi vi dico un'altra cosa, che Più Europa in questo momento viene come percentuale data al 3%, se noi consideriamo anche la lista che abbiamo fatto con i radicali italiani e Volt, io credo che tra il 3,5 e il 3,7 ci possiamo arrivare, ma 3,5 e 3,7 io ci vorrei arrivare come Più Europa da solo. E poi dopo facciamo la somma con gli altri. Perciò ecco, tornando ai nostri candidati, che interromperò e chiedo scusa fin da ora se arriva il candidato presidente D'Amato, mi scuserete, ma lo facciamo parlare per portare un saluto a tutti noi, e chiameremo anche il nostro segretario nazionale della Vedova. Perciò ambiente, sanità, diritti, lavoro e Europa. Una volta appunto eletto, che cosa appunto porterà avanti? E partiamo da Raffaello adesso. Grazie Stefano. In primo luogo io voglio ringraziare tutti i candidati che sono qui presenti e che hanno avuto la sensibilità di non snobbare questo appuntamento. E non lo dico da candidato, lo dico da unico dirigente nazionale di Più Europa in questa lista. Ci rimango molto male quando vedo che solamente 15 candidati su 50 della Regione Lazio sono presenti a questo confronto. E addirittura viene meno l'unico candidato che peraltro ci ha rappresentato 5 anni in queste istituzioni e che è anche a capo, a guida della lista. Questa è una cosa che io ritengo personalmente inammissibile, perché ritengo che come uomo politico la prima cosa che bisogna fare è rispettare tutti quelli che sono all'interno del proprio movimento e che hanno interrotto la propria campagna elettorale in questa fase, seppur per un periodo di tempo,
l'impegno a fare voti per essere presenti qui. Quindi io ringrazio Stefano e ringrazio il professor Garofalo che hanno voluto l'incontro. Io ho partecipato volentieri, ho visto che anche il sindaco Travaglini ha partecipato a questa cosa. Non mi rendo conto come sia possibile che 35 candidati manchino e che manchi proprio il capolista su Roma, che è anche il consigliere uscì. Detto questo, ma ripeto, è una valutazione mia come dirigente nazionale di Più Europa, voglio passare alle argomentazioni che invece riguardano il programma individuale. Come dicevo prima, sono tante le cose da fare. Sembra quasi un'utopia, ed è una parola inflazionata dire cambiare, cambiare, il cambiamento, la svolta. Fortunatamente noi sosteniamo un presidente di cui con orgoglio possiamo parlare di continuità. Abbiamo parlato di continuità sulla sanità, come dicevo prima nel mio intervento di apertura, un rilancio della medicina specialistica, soprattutto da un punto di vista delle visite intramenia. Non è possibile avere la sanità chiusa, tanti ospedali chiusi e liste di attesa enormi per una mammografia, per una colonscopia, per la diagnostica, quindi per una TAC, per una PET-TAC, per una risonanza magnetica. Noi oggi dobbiamo puntare su questo, noi dobbiamo puntare sulla medicina specialistica. Roma ha dimostrato di essere una eccellenza durante il periodo Covid. Ricordo a tutti che uno dei reparti da un punto di vista delle malattie infettive più importanti di Europa è lo Spallanzani. Noi non dobbiamo guardare a ciò che non abbiamo, dobbiamo migliorare quello che già c'è. E poi bisogna avere, questo è l'augurio che faccio a tutti perché poi riguarda la mia esperienza politica, non bisogna mai porsi limiti. C'è un vecchio detto che dice: io vedo orizzonti dove altri costruiscono confini. Ecco, queste elezioni regionali non devono essere il punto di arrivo di un progetto, sono un punto di partenza per noi di Più Europa. Diceva Stefano, per la prima volta Più Europa eleggerà suoi rappresentanti all'interno delle istituzioni. Stefano, in realtà è già successo nel 2018 perché è stato eletto Capriccioli. Quindi, sì, però fu eletta all'epoca, la lista era solamente quella di Più Europa. Quindi ci sarà, ecco, sicuramente un'evoluzione e, come diceva Benedetto Della Vedova, io sono pienamente d'accordo con lui, ci saranno grandi sorprese elettorali e anch'io sono convinto che Alessio D'Amato sarà eletto presidente della Regione Lazio e noi saremo lì a supportarlo nella giunta, nella maggioranza e dare il nostro contributo liberal-democratico non solo alla crescita del paese tutto, ma di questa splendida regione, con l'augurio, come diceva Rutilio Numaziano: Roma fecisti patriam diversis gentibus unam, urbem fecisti quod prius orbis erat. Roma è fatto di tutte le genti, una sola gente, è fatto di tutto ciò che era il mondo, una sola città. Quindi io vi saluto perché purtroppo devo andare via e buon confronto a tutti, amici. Grazie, grazie Raffaello, in bocca al lupo e buona campagna elettorale. Mi dicono che c'è in collegamento anche l'avvocato Tomaselli. Se c'è, batta un colpo. Dove sta? Dategli la parola, perché sta anche lui in campagna elettorale. Volevo dire che la nostra riunione è fatta per i candidati di Più Europa, non l'abbiamo fatta né per Volt e né per i radicali italiani, perché loro lo stanno facendo ovviamente per loro e noi lo dobbiamo fare obbligatoriamente per il nostro partito, perciò voi siete tutti quanti i candidati di Più Europa e era mio dovere come segretario regionale di Più Europa dare la parola a voi. Ecco collegato l'avvocato Tomaselli che sta in campagna elettorale, a te la parola, i 3 minuti per esporre il tuo programma, che cosa stai facendo e che cosa farai in questi ultimi giorni. Ti ricordo, perché non eri collegato prima, che venerdì alle 16 dobbiamo stare tutti al gazebo della Garbatella in piazza Sauli per stringerci attorno al nostro candidato presidente Alessio D'Amato. A te la parola. Posso parlare? Sì. Buonasera a tutti, sono Alessandro Tomaselli, uno dei tanti candidati.
volevo essere un po' più preciso nel tutelare coloro che oggi non sono lì presenti, per il semplice fatto che siamo in campagna elettorale e mancano 4 giorni, e per tanta gente, quindi tipo me, un po' per impegni di lavoro, un po' per la stessa politica, oggi non ho potuto avere nessuna possibilità di essere lì presente, comunque come se fossi lì. Questo non per dare un eventuale, una reticenza a non essere lì presente, perché purtroppo qui siamo a Roma e spostarsi da via Collatina, dove sono in questo momento, e arrivare lì al centro di Roma impiegherei 2 ore. Quindi chiedo scusa a tutti se oggi non sono presente di persona. Per quanto riguarda la mia campagna elettorale e quella che stiamo andando a fare, io sono convinto che ci sono gli elementi per poter cercare di superare quel 9% in meno che oggi ci stanno dando sui relativi sondaggi. Naturalmente sono solo chiacchie, perché io sto vedendo, andando in giro in prima persona, sto con la gente, nella gente, vedo che molti ci sono appunto vicini, che non è vero che questi sondaggi siano sinceri. Io sono convinto che forse Amato, non voglio dirlo, potrebbe avere gli elementi per poter vincere, e noi siamo qui per farlo, anche perché è interesse nostro. Altra cosa importante è che bisogna essere uniti e non bisogna parlare male l'uno dell'altro, perché purtroppo con alcune persone che ho avvicinato mi sono sentito dire che alcuni candidati parlano male, e non è bello, perché dobbiamo essere più uniti, perché il famoso detto l'unione fa la forza è quello che vale per tutti, principalmente per noi. Quindi ripeto, non voglio tutelare nessuno che oggi non è venuto, ci avrà avuto i suoi brutti motivi o bei motivi. Io sono qui nonostante che abbia mio cognato che è lì per potersene andare via con un tumore che purtroppo è andato come è andata, e siamo lì. Sto male pure fisicamente, ma vado avanti anche se non sono presente lì di persona. Altra cosa fondamentale è che ci credo anch'io. Il mio collega che vi ha parlato, perché io sono purtroppo intervenuto in questo momento e non ho saputo e non ho sentito quello che è stato detto fino adesso, posso dire sinceramente che gli elementi per poter vincere ci sono, io insisto nel dire che bisogna andare a fare un lavoro porta a porta. Con i soli social non basta, basta soltanto per coloro che arrivano a fare questo, ma ci sono tante persone, anziane specialmente, che non hanno nemmeno il telefonino, e quindi se non vai di persona, se non gli spieghi come funziona il voto, ci sono problemi seri, ma veramente seri. Ecco perché ho detto bisogna andare nella gente con la gente, cioè fare un lavoro certosino dove non solo andare con i social, ma andare sul territorio. Infatti io e Pedica ci siamo imposti proprio questo, cioè di cercare di trovare il modo di cambiare politica, perché più Europa fino a ieri non l'ha mai fatto. È rimasta un piccolo partito con una piccola nicchia grazie alla Bonino. Ma oggi le ideologie non ci sono più. Oggi si va avanti con la persona, con gli esseri umani, con quello che propongono, specialmente in una candidatura come le regionali. Non viene indicato chi deve essere eletto, il partito che indica le persone. Oggi siamo noi, cioè il popolo che ti dice io ti voto perché credo in te. E ecco per quale motivo mettono la preferenza e scrivono quello che devono scrivere. Quindi non per fare polemiche solo, assolutamente, però dico, non è perdita di assolutamente tempo quello che stiamo facendo oggi, però sicuramente dobbiamo camminare fino al giorno 12, dopodiché quello che sarà, sarà. Quindi concludo nel fare un augurio a tutti i nuovi candidati che ci siamo spesi per cercare di vincere e cercare di portare avanti questo partito,
non al 3 ma al 7-8%, che ce la potremmo fare anche a breve tempo. Vi ringrazio per la vostra cortesia e per avermi ascoltato e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Grazie Alessandro, ti conosciamo come un combattente nato e grazie per le tue parole. Anche mi hai ricordato di dire a tutti i candidati che devono scrivere il nome. Quando troveranno appunto nella scheda, oltre a barrare il simbolo, va scritto anche il nome del candidato. E ti volevo anche ringraziare per la raccolta degli indumenti che stai facendo insieme ad altre persone per consegnarli al popolo turco e al popolo siriano per questo tremendo terremoto. Ti volevo ringraziare per questo, come stai facendo ogni mese, questa volta la raccolta è per un dramma che è successo 2 giorni fa. Grazie Alessandro. Sì, vero. La parola adesso va a Riam, se c'è una giovane. No, scusate se vi interrompo, mi ha mandato una comunicazione un'ora fa e mi ha fatto presente che non poteva intervenire a causa dei grossi problemi che ci sono stati con questo terremoto, perché lei non so se è di origine siriana o turca, e mi ha anche detto se potevo scusarla perché sta vivendo un periodo molto brutto, dei giorni bruttissimi, si scusa tanto e mi ha detto che si farà via sicuramente domani. No, noi ce l'abbiamo in linea però. Non ho capito, è in linea? Vediamo che c'è in allora linea. Bene. Non so se, allora va bene, scusatemi, vediamo... perché avevo ricevuto un suo messaggio dove mi ha detto infatti, che non poteva essere. Riam, allora, ci sei? Mi chiedo scusa. Chiedo scusa. Se c'è Riam, ha la parola. Sentite? Sì. Non sente? Ciao Riam. Ciao Alessandro, Stefano. Ciao. Tutti e due? Non sì, sente. ci siamo. Riam, a te la parola. Maddalena. Riam è caduta la linea, perciò diamo la parola. Mi sono arrivata ora dal lavoro, ma non riesco a sentire. Chi è? Chi è che parla? Milone. Maddalena? Col profilo di Fabio Ricò, siamo nella stessa casa. Ah, ecco. Allora, se c'è Riam, io vedo Riam che è ancora collegata. Se ha la parola, interviene, i suoi 3 minuti sono a disposizione. Allora, Maddalena, non sento, la parola. Non sento niente. Chi parla? Mi si attiva l'audio, scusa. È attivato l'audio. Non si sente adesso, puoi parlare. Ma mi sentite? Sì, io sì. Io scusate, sento pianissimo, non vi riesco a sentire. Io sono tenete chiusi, sento molto bene. Se tenete chiusi i vostri vocali, parla solo la persona che ha il vocale acceso. Grazie. Maddalena? Maddalena non parla più? Ok, allora diamo la parola adesso a Lavoro, Economia, Ambiente, Sanità, Diritti. Quale di questi, se venissi eletto te, Ivan? Grazie Stefano. Come accennavo prima, credo mi sentite? Che... Sì, dai, io... Mi sentite? Sì, sì. Sono Riam, non Maddalena. Riam, prima parla Riam, poi Ivan sì, e poi sono Maddalena. Io. Okay, eccomi. No, dicevo scusate per il caos che ho creato, ma dovevo scrivere un articolo per la disgrazia che è successo, insomma. E quindi tutto qui, mi scuso a nome mio, insomma, mi dispiace. No, volevo dire semplicemente che la campagna elettorale serve perché la vittoria vera non è insomma dei numeri ma è degli obiettivi, quindi dico basta guardare in giro, insomma ci sono, mo io parlo a nome delle donne perché è un tema a me importante, ma tutti i temi sono importanti, ma basta guardare in giro, sono molti più uomini rispetto alle donne, anche se
statisticamente ci sono più donne rispetto a uomini, ma tutto questo coinvolgimento in politica purtroppo non si trova in tutti i partiti, ripeto. E il problema di fondo è l'istruzione, non è la politica in sé, perché anche le donne hanno voglia di fare politica, ma il problema è come crescere le piccole donne a dire no, anche tu vali uguale a tuo fratello, al tuo amico, al tuo cugino, non hai niente di meno rispetto a loro, e neanche niente di più, sono allo stesso livello, perché attenzione, basta davvero poco per dire no, anzi hai molto di più, no. Assolutamente, sono allo stesso livello, e anche il tema dell'ambiente, insomma, è molto importante per noi. Quindi la vera vittoria, secondo me, è la vittoria di chi ha voglia di fare tutto qui. Lascio la parola agli altri. Ivan? Vado direttamente io. Allora, come accennavo prima, è proprio anche l'idea di giovedì, appunto, di chiudere la campagna elettorale alle 15.30 a Largo dei Fratelli Lumière, a Vigne Nuove, è proprio il segnale che vorrei portare, che ho cercato di portare nel dibattito della campagna elettorale sull'ambiente, e direi gli ambienti. Per quale motivo? Perché noi ci ritroviamo un patrimonio tra il costruito, il verde, che effettivamente va ripensato, vanno ripensate le abitazioni, soprattutto quelle di destinazione pubblica, vanno ripensati gli ambienti che sempre più, come il nord Europa, diventano ambienti flessibili, e quindi è la sanità che può arrivare in certi ambienti, l'istruzione che può arrivare in certi ambienti, e soprattutto la costruzione di un nuovo ambiente per una nuova società. Diciamo che il Covid ha effettivamente creato un punto zero, soprattutto nel rapporto umano all'interno delle città, e proprio il quartiere, proprio l'esigenza soprattutto a Roma, parlo per la mia esperienza, che questi quartieri che costeggiano il centro sono in realtà la capitale dell'Europa, di quello che è il futuro dei cittadini, della convivenza, della multietnia. È proprio lì che dobbiamo riscrivere pagine nuove, come dicevo prima, i fondi del PNR, del piano di resilienza, danno un taglio verso quello che sono appunto i cittadini, e soprattutto quello che è l'ambiente abitativo dei cittadini. Quindi l'ambiente inteso dal verde ha appunto la riscrittura di nuovi pezzi di città, di nuove città, spero sempre più europee. Siete candidati sintetici, ho visto che avete un bel programma sintetico, ma è chiaro, ovviamente. Io devo dare la parola, se c'è a Patricia Nasi, Elda Nasi. Stefano, dopo potrei chiedere la parola, che ho il telefonino che si sta scaricando. Canistraci? Sì, dopo Elda Nasi tocca a te. Va bene, grazie. Se c'è Elda Nasi. Patrizia non c'è? No. Allora Canistraci. Ok, grazie, perché appunto fra poco rischia che cade la comunicazione. E volevo aggiungere due cose. Io praticamente per motivi di famiglia mi sono trasferito da Roma Centro a Massimina da alcuni anni. Bene, qui le problematiche che vengono sentite sono salute e ovviamente ambiente. È una zona che ha avuto molto forte l'inquinamento per via della discarica di Malagrotta. Da un po' di tempo la situazione sembra che si stia risanando, ma qui sono molto attenti a questi temi. Questo è un po' uno dei contenuti qui in zona che sto seguendo. Ovviamente speriamo che dopo si possa, qualora si vada in regione, si possa comunque portare avanti il tema del recupero di questa parte periferica della città, che comunque è molto consistente in termini quantitativi. Grazie per la parola, io vado avanti finché non si scarica il telefonino. Ho concluso, eh?
Straci, professore. Sì, ok, no, all'avvocato Berri che sta vicino, abita vicino a Ostia, no? Mi pare di aver capito. L'Inferneto ha dei problemi di allagamenti quotidiani perché è stato anche costruito con un sistema un po' particolare per quello che riguarda l'alveo del fiume che è accanto, che alla prima pioggia allaga sempre tutte le ville che ci sono, villette ma anche case che ci sono in adiacenti a questo rio. C'è anche la criminalità da parlare, perché noi dobbiamo parlare anche di criminalità, e Ostia è il fiore all'occhiello per quello che riguarda la criminalità, ma anche Latina. Subito dopo darei la parola a Maddalena perché si sta collegando, e anche Matteo Riva che sta in campagna elettorale. Io spero e mi auguro che faccia il collegamento durante la sua campagna elettorale. Adesso l'avvocato e amico Berri. Grazie. Il problema di Infernetto è che quando è stata edificata, Infernetto è 3 metri al di sotto del livello del mare. E anticamente era tutta una palude. Sono stati creati 3 collettori, cosiddetto primario, secondario e terziario, che sono, non sono altro che dei canali con l'impianto di innalzamento delle acque reflue. E che cosa succede? Succede che purtroppo, non essendo state costruite la maggior parte di villette con un po' di attenzione, molte di queste, come piove, si ritrovano veramente immersi in una palude. E solo qualcuno ha avuto l'idea di fare costruire con uno zoccolo di 70 centimetri rispetto al livello stradale. Allora in quel caso si riesce a ottenere qualcosa di positivo e di non avere queste problematiche. L'unica cosa che funziona a Infernetto sono i rifiuti, perché devo dire che c'è una raccolta differenziata che va veramente bene. Sembra quasi un'isola felice da questo punto di vista. Però speriamo di aumentare l'efficienza, di trovare una tecnologia giusta per ridurre i consumi e una regione che possa essere veramente anche libera da quelli che sono gli sprechi e di sapere produrre nuova energia. Grazie. Grazie a voi, grazie Berri. Maddalena, ci sei? Eccomi, ci sono, scusatemi. Perfetto. Per prima, non sentivo niente. Piacere, allora mi chiamo Maddalena Milone, sono toscana. Mi è stato chiesto di candidarmi, ho deciso di candidarmi perché è una storia un po' particolare. Sono diventata disabile dopo lunghissime vicissitudini che vi risparmio. Nel tornare, nel rientrare nel mondo del lavoro, nella società, mi sono accorta di molte normative carenti, soprattutto ovviamente riguardano le disabilità e la salute, per cui ho intrapreso, diciamo, una battaglia. Ho iniziato con una raccolta firme che includeva 3 punti che per me sono molto importanti, ovvero gli ausili per camminare, come le protesi di gamba gratis a spese del Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini con disabilità che lavorano, insomma, per chiunque, per i cittadini disabili. E poi ho approfondito anche 2 questioni che riguardano normative sul lavoro, sempre riguardanti i cittadini portatori di handicap. E quindi, insomma, mi interesso molto di questa questione. Ho raccolto moltissime firme, 60.000 siamo arrivati, e l'idea anche di entrare in regione era anche per dare un contributo attivo, per provare a fare del mio meglio per migliorare una situazione che è molto grave nel nostro paese in questo momento. Mi interessa molto, mi piacerebbe molto poter lavorare in un futuro anche per i lavoratori precari dello Stato, quindi gli insegnanti, i docenti. Mi interessa il settore istruzione, sono una docente precaria, e quindi insomma la mia aspirazione è poter offrire un contributo, spero meritevole,
in dei settori nei quali sono più sferrata, che sono questi, ovviamente. Quindi abbiamo deciso di candidarci alle regionali come primissima esperienza politica, e spero che da qualche qualcosa di utile, di buono si possa partecipare anch'io, possa farlo anche io. Ho concluso. Sì. Dunque, l'ultimo del secondo giro mi sembra che è Valentino Cosimati, e poi dopo ci siete. Sì. Se c'è ancora Valentina Cosimati. Sì, posso chiedere di invertire l'ordine, per favore? Ah, ok, allora prima Garofalo, grazie. E poi Valentina Cosimati, su se appunto fossero eletti, se una persona è eletta, quale porterebbe come argomento? Europa, ambiente, sanità, diritti. La parola al professore, eccolo qua, Garofalo. Grazie, mi ha passato il gelato. Questo si chiama tecnicamente gelato. Allora, noi abbiamo fatto di tutti i punti del programma di Alessio D'Amato oggetto di una discussione venerdì scorso proprio qui in sede, forse lo ricorderà anche il segretario Benedetto della Vedova. Una focalizzazione che è emersa è quella sulle infiltrazioni malavitose, sulla malavita organizzata, cui a proposito di Ostia ha fatto cenno poco fa Stefano, cioè a dire, io ho considerato un fatto di estrema gravità lo scioglimento dei consigli comunali di Anzio e Nettuno, l'ultimo poche settimane fa, quello di Anzio. L'anno precedente Nettuno. Allora, la presenza di queste locali significa che la malavita organizzata, nello specifico l'andrangheta calabrese, non considera neanche il terminale laziale come centro, cioè voglio dire, almeno. Palermo nella sua tragedia ormai secolare è la capitale della mafia. Il Lazio neanche questo, sarebbe la presenza di cosche ndranghetiste, sarebbero locali di altrettante cosche che fanno capo a località calabresi, le quali restano centrali. Quindi le strategie vengono importate. Sappiamo che essenzialmente il tramite e il traffico internazionale di stupefacenti, di cocaina in particolare, di cui evidentemente si fa un gran consumo. Allora, in sostanza, io credo che un consigliere potrebbe anche mettere a punto, essere o cercare di essere, naturalmente non è detto che ci si riesca, un argine alla penetrazione malavitosa nei cosiddetti white collars, nella dimensione dei colletti bianchi, delle persone incensurate, che partecipano ormai copiosamente alle elezioni amministrative e che probabilmente sono anche fra i candidati a queste regionali, da qualche parte fra i candidati a queste regionali. Quindi in questa funzione di argine, di contenimento dell'infiltrazione mafiosa, che è gravissima non tanto e non solo per il fatto criminale, che ovviamente riguarda le forze di polizia, la magistratura, che la perseguono nel migliore dei modi sicuramente, quanto perché la politica non è impenetrabile, la politica anzi è molto permeabile alla presenza della malavita organizzata, e la malavita organizzata ha fondi illimitati, e questa è la sua straordinaria forza. Quindi credo che come consigliere insisterei molto su queste, e cercherei di mettere all'ordine del giorno costantemente la irreprensibilità. Le istituzioni devono essere come la moglie di Cesare, diceva un vecchio detto. Io avrei al momento concluso. Valentina, sei in linea? Sì, ciao. Ecco. Sì, vai Valentina. No, ok, grazie. Allora, sono diventato io il moderatore. Sono diventato il moderatore. Wow, fantastico. Allora, sì, per qua, scusate, spero che si senta. Ok, allora, per quanto concerne, la domanda era sulle
volontà di fare, no? Una volta eventualmente arrivati, ho capito bene? Scusate la domanda. Se vieni eletta consigliere regionale, quale materie porterai in consiglio? Certo, allora in primo luogo bisogna riuscire ad arrivare all'elezione e questa mi sembra la primissima cosa da fare e la più importante in questo momento. Se ci dovesse essere questa elezione, ovviamente in sinergia con il partito e in sinergia con la coalizione, cercherei, come ho detto prima, di sviluppare tutte le politiche necessarie ad avere una società adatta a qualunque tipo di famiglia, di qualunque colore esso sia, e una società di fatto femminista, e quindi implementare tutta una serie di progetti che sono il frutto dell'elaborazione non soltanto mia, ma anche quello di altre persone e altre categorie di persone che possono aver contribuito e che potranno contribuire in futuro alla definizione di quelle che sono, a mio avviso, delle politiche che si andranno necessariamente ad integrare, perché non credo che si possa immaginare di governare la regione in base a quelle che sono le idee di più Europa, no? Ritengo che noi dovremmo comunque sia, nel momento, se dovesse andare tutto bene, diciamo, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che noi saremo di sostegno ad un governo che è il governo di D'Amato, speriamo. E quindi sicuramente bisognerà coordinarsi con loro e cercare di capire in che modo interagire e in che modo far sì di far passare tutte quelle istanze che sono fondamentali per un partito come Più Europa, che sono fondamentali per tutte, tutto e tutti noi, che siano questioni di genere, che siano questioni che abbiano a che fare molto più banalmente con il rapporto tra la natura, i parchi e la città. Ci sono alcuni progetti che sono attualmente già in opera e che possono essere migliorati, che possono essere integrati con altre progettualità, oppure per quanto concerne la cultura, ci sono per esempio dei progetti di mediateca molto interessanti, molto grandi, con cui si può cercare di ragionare. C'è il discorso della, come dire, della promozione dei territori, che è un discorso molto sentito. Certamente sostenere chi cerca di trasformare una città, una regione in cui mancano di fatto le infrastrutture dei trasporti, sostenere chi farà queste iniziative, sostenere chi cercherà di lavorare sui rifiuti e sul ciclo virtuoso dei rifiuti, sostenere chi lavorerà sulla sanità e cercare di interagire in modo molto fruttuoso su chi lavorerà sulle quelle che adesso molte persone chiamano le pari possibilità più che le pari opportunità. Lavorare certamente sui diritti fondamentali, perché questo mi sembra un po' anche il cuore dell'azione di Più Europa, cercare il più possibile di lavorare su quelle che sono delle progettualità di internazionalizzazione e collaborare con chi avrà più potere di noi. E per quanto concerne, ripeto, la cultura, credo che sia molto importante lavorare anche con le Film Commission. C'è la Roma-Lazio Film Commission, che è una film commission molto importante e che ha ricevuto alcune critiche in alcuni momenti, ma che agisce in modo molto concreto. E ci sono delle realtà importantissime di imprenditoria femminile e anche di come dire, donne di potere, donne che sono al potere in punti chiave della regione e in punti chiave del governo, diciamo così, di alcuni settori, tra cui per l'appunto quello della cultura e della cultura come impresa. E queste sono alcune delle cose, certamente cercare di dare voce anche al territorio reatino, per quanto mi riguarda, al territorio della Sabina, non dare voce soltanto a Roma, bensì dare voce a tutto quello che è anche intorno a Roma, cercare di sostenere, non so, anche molto banalmente, dei progetti per delle, che ne so, delle piste ciclabili, dei progetti per un'interazione più efficace tra cioè un ente che si occupa dei parchi.
la città, creare delle... E poi, vabbè, ci sono alcune piccole iniziative che riguardano proprio il femminile, tra cui la genitorialità consapevole, tra cui la pedagogista e il pedagogista di base. E non da ultimo, ovviamente, delle piccole progettualità che possono essere decisamente utili per un'integrazione. Non dico il multiculturalismo alla canadese, che sarebbe sicuramente meraviglioso, ma insomma. E poi, ecco, lavorare su tutta una serie di progetti che elencare è veramente difficile, però davvero credo che la cosa più importante in questo momento sia far sì, andando a raccogliere voto a voto, che D'Amato diventi il presidente, il nostro presidente, e che quindi la voce di Più Europa possa essere davvero ascoltata. Grazie, grazie Valentina. Ora Carlo Rossetti e poi Alessandro Tomaselli, e mi sembra che abbiamo chiuso il secondo giro. Prima Rossetti. Eccomi. Di cosa vuoi che ti parlo? Se diventi consigliere regionale, quali sono i temi che porterai in consiglio? Ambiente, lavoro, sanità, eccetera, eccetera. Mi senti? Mi senti? No, vabbè, vado a ruota libera. Allora, per quanto riguarda i rifiuti, volevo portare all'attenzione di tutti che, per esempio, nell'area industriale di Aprilia, Ardea, Pomezia, che sono le aree che conosco meglio, siamo pieni di capannoni completamente ingombri di rifiuti tossici. La settimana scorsa è andato a fuoco un capannone abbandonato, tanto veramente consistente. Ci abbiamo le falde acquifere che iniziano ad assorbire liquami dispersi dai bidoni abbandonati da anni, perché ricordiamoci, la Cassa del Mezzogiorno ha chiuso nel 96 praticamente tutte le attività. Tante aziende sono fallite, per cui hanno abbandonato questi capannoni in maniera veramente spregevole, e adesso sono veramente un grande, grande problema. Per cui, per quanto riguarda i rifiuti, bisognerà portare all'attenzione forte della regione anche questa problematica. Io mi sono studiato tutto il programma, tutte le 96 pagine del programma del nostro presidente, che gentilmente Stefano, insomma, ci ha inviato via internet. Le ho stampate e me le porto appresso in tutti gli incontri che vado a fare. Ci sono 2,5 miliardi di stanziamento previsto. Bisognerà prevedere anche appunto risanamento di queste aree industriali, utilizzando questi capannoni, in parte abbattendoli quelli che stanno messi peggio, altri trasformandoli magari in musei industriali, e altri ancora darli al terzo settore per riqualificare le aree. Per quanto riguarda invece la disabilità, e vorrei che Maddalena collaborasse in maniera stretta con me, se è possibile, sicuramente nel mio programma personale, insomma, c'è tutta una spinta ad approvare i PDTA, i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, sia per le malattie rare che per le altre patologie. E soprattutto un tema che ha toccato lei, effettivamente riuscire ad arrivare a far approvare alla conferenza Stato-Regione i nuovi LEA, perché sono fermi al 99, ma non so se Maddalena sa che sono bloccati non a causa del Ministero che ha approvato lo stanziamento che spetta
alla politica nazionale, diciamo, no? Ma sono bloccati alla conferenza Stato-Regioni, perché le regioni non vogliono mettere ciò che spetta loro per concorrere al pacchetto totale. Quindi praticamente le regioni hanno bloccato i LEA. Quindi ecco, se il Lazio sblocca questa cosa e sensibilizza anche le altre regioni, sicuramente sarà una cosa estremamente buona. Dopodiché lavoriamo moltissimo sull'introduzione in regione e in tutti i comuni della regione della figura del disability manager, o come la chiamo io, dell'inclusion manager, perché dobbiamo avere un punto di riferimento al quale con il quale interloquire, sia come politici che come persone, come cittadini, insomma, altrimenti non riusciamo a uscire dalle nostre varie situazioni, sia del lavoro pubblico e privato, per dare la vera attuazione alla legge 68 del 99 sul collocamento mirato. Cioè, questa legge non è esaudita, diciamo, non è portata avanti in maniera corretta. Quindi dobbiamo premere perché, oltre agli agevolatori, insomma, del lavoro, oltre ai navigator, ci siano anche dei tutor relativamente alla legge 68. Quindi tante sono le opzioni che dobbiamo portare avanti. Io nel programma ne ho messe 13, in effetti toccano, ne ho messe 13 relative alle persone con disabilità, le problematiche relative alla disabilità sono trasversali, quindi toccano tutti i temi che abbiamo discusso questa sera, e quindi dobbiamo chiaramente lavorare in maniera trasversale, in maniera collaborativa con tutti i dipartimenti del partito e sicuramente con tutti i consiglieri della coalizione che andrà alla regione, vincente o non vincente. Però io sono molto ottimista che D'Amato avrà un ottimo risultato e quindi cercheremo di collaborare. Ovviamente mi associo al fatto che questo dibattito dovrebbe, se è registrato, risentirselo al nostro capolista, perché lui sicuramente alla regione ci sarà e dovrà essere il nostro interlocutore. Se non sarà il nostro interlocutore, chiaramente romperemo le scatole a Stefano Pedica, insomma. Quindi Stefano, preparati. E sì, grazie. Volevo dire a Rossetti, volevo passare la parola prima di Tomaselli a Valentina D'Ercole, che non l'ho ancora fatta parlare dall'inizio. Però volevo dire a Carlo che non è se uno è capolista l'eletto. Il capolista, come gli altri, devono gli elettori scrivere il nome, e a volte il capolista non è più primo ma è terzo, quarto o quinto. Non voglio augurare questo, ovviamente. Io penso di aver fatto una lista equilibrata, una lista che premi il migliore. L'ho sempre detto, come segretario regionale ho questo compito di portare, comunque, lo ripeto per la centesima volta, una persona che resti in più Europa, lavori in più Europa, rappresenti all'interno del Consiglio regionale più Europa e la lista che la compone. La D'Ercole ha la parola.
ho visto che c'era la D'Ercole. Scusate, stavate facendo parlare me? Non ho capito. D'Ercole. Scusate, D'Ercole. Mi si è riattivato l'audio? La parola a D'Ercole. Okay. Buonasera. Eccoci. Ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao, Stefano. Valentina è la stessa, cioè Valentina D'Ercole, perché l'altra era Valentina Cosimali. Due Valentina, però Valentina D'Ercole ha la parola adesso. Grazie, grazie Valentina. Buonasera a tutti. Io chiedo scusa per non essere stata presente, purtroppo per motivi di salute, per cui sono stata poco presente. Ci ho detto, ho intenzione di seguire, di esservi vicino il più possibile, e cercherò di comprendere meglio quello che è il programma di ognuno di voi. E anche se mi sembra di capire, tranne qualche caso, diciamo che si tratta di situazioni abbastanza localizzate, per la risoluzione di problemi localizzati. Ora non so quanto poi il partito possa intervenire in queste situazioni. E, per quanto mi riguarda, come avevo detto anche a Stefano, data la mia formazione professionale, la mia idea era quella di proporre un insegnamento aperto a tutti per quanto riguarda le scuole, attenzione, quindi fare un progetto culturale che serva a, ad aiutare i bambini dal livello delle elementari in su ad accogliere la musica. La musica come insegnamento che aiuta, non so se alcuni di voi lo sanno, la musica aiuta a sviluppare tutto quanto il cervello, a differenza delle altre materie che specializzano una parte specifica del cervello. E, questo perché io ho visto purtroppo negli anni che l'insegnamento a scuola si è depauperato e mi sembra di comprendere che l'unico modo per diciamo migliorare la nostra situazione a livello culturale, a livello sociale ed etico, sia quella di intervenire sui bambini, di aiutarli a crescere nel modo migliore possibile e di dare degli strumenti che servano portare la cultura sempre meglio alle fasce, diciamo, dei più piccoli, per avere una generazione sempre più colta, ma non soltanto da un punto di vista proprio di materia, di studio della singola materia, ma proprio di cultura generale e personale, quindi di avere di educare alla socialità e di avere perdonatemi, però io purtroppo vedo una grande mancanza di educazione civile, civica, oltre che proprio strettamente scolastica. E pertanto, ecco, questa era la mia idea che avevo esposto a Stefano, e poi da lì chiaramente si può lavorare su tutto, avere delle persone che ragionano, che sono aperte al dialogo di ogni tipo, chiaramente aiuta per tutti quanti gli ambiti. E grazie a tutti, vi auguro veramente, io cercherò, ripeto, di esservi vicina e di portare più possibile a questa campagna, pur essendo stata poco presente, e spero comunque che ci siano delle possibilità per aiutare questo paese che ne ha tanto bisogno. Grazie Valentina. Adesso la parola a Alessandro Tomaselli. Io non lo vedo perché non ho gli occhiali. Adesso, ecco, con gli occhiali lo vedo. Alessandro, se vieni eletto consigliere regionale, che cosa porterai in consiglio, quali sono le prime iniziative che porterai su
lavoro, Europa, ambiente, sanità e diritti. Se clicchi sull'audio, così puoi parlare. No. No. Un attimo. Adesso va bene? Sì. Va bene? Sì. Pronto? Sì, si sente, si sente. Ah, si sente, ecco, no, appunto. Allora, io ho quattro parole solo per essere più preciso. Volevo appunto rispondere alla collega di Rieti, credo che sia. Secondo me il discorso è univoco. Se noi veniamo eletti o uno di noi verrà eletto, ci auguriamo più di uno, diventa consigliere regionale. E per tale motivo si deve preoccupare, anche se è stato eletto su Rieti o su Roma o su altre, diciamo appunto, province, si deve occupare di tutta l'intera regione Lazio. Secondo me la cosa migliore è che se verrà eletto una o due persone si dovrà fare un accordo collegiale, cioè secondo me bisogna che ci uniamo tutti coloro che fanno parte delle province, quindi sono cinque province, almeno, ripeto, almeno secondo me una volta a settimana, perché in quella settimana si possono discutere i problemi che ogni collega ha su Rieti, su Frosinone, su Viterbo, su Latina e su Roma. È chiaro che Roma fa da principe, nel senso che ha più problemi, secondo me, ma vanno risolti tutti, chi più chi meno. La cosa fondamentale è che è chiaro che chi viene eletto deve applicare il programma che abbiamo già stilato unitamente allo stesso PD, a tutta l'intera coalizione. Normale che ci dobbiamo preoccupare dell'ambiente e della sicurezza stradale, specialmente ora con questi morti che sono successi pochi giorni fa. Ci dobbiamo preoccupare per quanto riguarda il lavoro, ci dobbiamo preoccupare di tante di quelle cose che vanno documentate e scritte. Naturalmente però colui che verrà eletto consigliere della stessa regione Lazio ha un obbligo prima di tutto, cioè di rispondere al consiglio regionale. Non perché io sia avvocato, ma perché siamo obbligati prima di tutto di mettere, se c'è una proposta di legge, va inserita come nel Parlamento. Quindi ci sono delle scadenze e delle priorità e vanno discusse. È chiaro che se siamo soli non è facile portarla avanti, ma noi ci batteremo anche per stare da soli e per farle capire agli altri, al PD prima di ogni altra cosa. Quindi io ripeto, secondo me parlare adesso della stessa scuola, dei problemi, sicuramente, ma ci abbiamo delle priorità che secondo me sono quelle fondamentali, che sono il lavoro, l'ambiente, la sicurezza stradale e naturalmente quello che io punto ad oggi è una legge che revochi direttamente per quanto riguarda la società, che ha previsto addirittura per potersi iscrivere a medicina bisogna avere, cioè, un numero chiuso. È da quello che parte il problema, per cui non abbiamo né infermieri né meno medici. Naturalmente se fosse tolto questo numero chiuso, dato che la selezione la fa la vita e non la fa il solo studio, può essere pure che un ragazzo di 19 anni che non ha voglia di poter studiare inizialmente, che non ha superato tutti i requisiti come loro prevedevano, che si iscrive comunque all'università e ottiene degli ottimi risultati e diventa un bravo medico, un bravo chirurgo, per quale motivo non bisogna dare questa possibilità? Questo è quello che io dico. Lasciare spazio a tutti nello studio e per lo studio. Poi si vedrà, ripeto, è la selezione che fa la vita. Quindi io concluderei nel dire che secondo me il Consiglio regionale è chiaro che prende e applica quelle norme a livello regionale in prima persona, quello che riguarda la sanità, in quanto è una competenza in esclusiva che gli è stata data dal Parlamento. Ma oltre a quella ce ne sono altre, ripeto, io insisto nel dire che il consigliere regionale è la persona che deve lavorare nella collegialità sia all'interno del proprio partito che all'interno della propria coalizione, e attraverso questo potremmo ottenere determinati, ottenere, perché non è facile, delle prove, diciamo, che ci possono portare a far capire anche al centrodestra
che siamo dalla parte della ragione e che non vogliamo soltanto imporre le cose, vogliamo che si discutano, che si trovi il miglior modo per portarla avanti di comune accordo. Ripeto, l'associazione ci vuole, quindi insisto nel dire, io insisto nel poter far sì che una volta che io sia eletto o che altri colleghi siano eletti abbiano la compiacenza di organizzare all'interno di questo partito più Europa una collegialità incontrandoci almeno una volta a settimana. Grazie. Per portare il problema e per discutere e cercare di poterli risolvere. Grazie. Penso di aver detto tutto in poche parole. Rispondere visto che penso che. Grazie. No, volevo un attimo sentire. No, scusate un attimo. Questo, no, fermi, no, non c'è un'interlocuzione adesso. Io volevo solo sapere chi non ho fatto parlare del secondo giro. Mi sembra, non so, Ricò. Ha parlato Maddalena, cioè chiudiamo adesso questo secondo giro e facciamo, io vi porto i saluti, ma volevo chiamare anche il nostro segretario nazionale, se può portare lui i saluti a tutti noi, e poi il candidato Alessio D'Amato dice, Stefano non ce la faccio ad collegarmi adesso, un abbraccio a tutti i presenti. Stefano, scusami, e ci vediamo venerdì. Questa cosa? Scusami, posso? Brevissima, un secondo. Brevissima, allora, io non sono di Rieti, sono di Mentana. Mentana è in provincia di Roma ed è a circa 10 km dal Grande Raccordo Anulare. Quindi diciamo che conosco abbastanza bene sia la realtà romana che la realtà della provincia e anche la realtà rietina, perché siamo in Sabina. E assolutamente d'accordo per quanto concerne l'importanza del vedersi e dell'incontrarsi, che sicuramente avrebbe giovato, purtroppo la campagna elettorale è stata così breve, e però ecco, diciamo che la cosa importante davvero, se possibile in questo momento, è fare in modo che D'Amato riesca ad arrivare, perché altrimenti credo che avremo una regione veramente, ma veramente invivibile, e sarà il caso di emigrare nuovamente, per quanto mi riguarda, l'ultima volta. Grazie. Allora io volevo sapere, adesso sono andato ad avvisare il nostro segretario nazionale se vuole salutare tutti voi e appunto concludere il dibattito. Ecco il segretario, lascio la cosa a lui. Ho girato anche al segretario gli auguri che ci ha fatto il nostro candidato presidente D'Amato, si scusa di non avere il collegamento, ma augura a tutti noi e anche ovviamente al segretario della Vedova un buon lavoro. E lo aspetta, e come tutti noi saremo presenti venerdì a Garbatella con un nostro gazebo dove metteremo tutto il nostro materiale alle ore 16. Ho dato appuntamento alle 17, inizierà la manifestazione, e se ci sei appunto tu prenderai la parola, saluterai e tutto quanto come nostro segretario e come nostro segretario di partito e tutto il resto. Grazie, e allora i saluti a Benedetto Della Vedova. Niente, io voglio solo ringraziare di nuovo Stefano Pedica per tutti quanti, tanti candidati, ho seguito, quindi anche lo stimolo di Raffaello è servito, se 25 alla fine metà dei candidati, tenendo conto che siamo in piena campagna elettorale, va bene, i candidati di più Europa, naturalmente ognuno, tutti remano nella stessa direzione, noi remiamo più forte per i candidati espressi da più Europa. Chiudo come ho cominciato, pochi giorni, però sono i giorni decisivi perché non c'è una grande attenzione, però con D'Amato noi vogliamo vincere e vogliamo che D'Amato governi insieme a più Europa la Regione Lazio per i prossimi 5 anni. Lui se l'è meritato sul campo. Rocca sarebbe un candidato così, uno vale l'altro, no? Sembra un talent. E arriverebbe lì sull'onda di un voto politico nazionale. Quindi noi no, siamo su D'Amato, già assessore, conosce la Regione, per un Lazio che cresca con l'innovazione,
con le buone pratiche sui servizi pubblici e la sanità, con l'inceneritore e i rifiuti, e che si confermi, anzi progredisca come regione dei diritti e dell'inclusività. Grazie Stefano, grazie a tutti voi e buona fine di campagna elettorale. Forza, ci mancano pochi giorni, ma questi sono, come diceva, i decisivi per andare avanti. È lo slogan di venerdì alla chiusura della campagna elettorale di D'Amato: tutti in piazza Sauli, Garbatella, alle 16 nello stand di Più Europa, lo vedrete dalle bandiere e tutti quelli che saremo. Numerosi, mi raccomando, voglio vedere tante bandiere sotto il palco. Grazie a tutti voi.